Allora adesso interroghiamo. No, vediamo chi sia. Vediamo. Qui si è mai offerta scuola. Le interrogazioni programmate. Perché dicendo il professore chi si offre, soffre. Chi si offre, soffre. E perché? Perché tu hai questo atto di presunzione di offrirti e io ti punisco. Ma che fatti vedere? Allora, possiamo cominciare? Non vogliamo col megafono chiamare quelli che sono fuori? No. Questa è una presentazione bellissima perché ci sono tutte persone a cui voglio bene. Ed è molto bella perché c'è Federica che ha accettato di fare questa presentazione, questa relazione su un libro che è stato scritto con la macchina fotografica appesa al collo, praticamente. Quindi passerei subito a lei la parola e poi se qualcuno vuole fare qualche domanda siamo qua. Se qualcuno vuole interrompere, perché io soffro, c'ho un problema, parlo un sacco, quindi se mi volete interrompere sono contento. Allora, innanzitutto grazie di avermi invitato e grazie di avermi dato l'opportunità di leggere questo libro. È stato molto divertente. Io penso sempre a questa cosa del caso, che caso non è. Mentre tu mi invitavi a fare questa presentazione, io stavo pensando alla struttura di un libro che sto scrivendo sulla relazione scrittura-fotografia. Quando lui mi ha chiesto questa cosa, ho detto: ma vedi che divertente, le energie che si incontrano. E ho accettato, tu mi hai detto accetta dopo aver letto, ho accettato prima di aver letto, perché noi abbiamo avuto un trascorso di lezioni di fotografia su Skype, quindi sapevo che sarei entrata in questo rapporto. In realtà tutto è cominciato con un mandala. Con un mandala, come no, in una terrazza bellissima, sì. La terrazza di ritorno alle terrazze. Quando ho detto a dei miei amici che oggi avrei presentato un libro, sono rimasti tutti così, perché io mi occupo di tutt'altro. Io sinteticamente lo dicevo prima, mi occupo di tutto quello che succede prima e dopo lo scatto fotografico, non fotografo. Per cui io perché sono qua? Perché c'è una cosa che ci accomuna, l'idea di storia, il racconto delle storie. Io aiuto gli altri a scrivere storie e poi attraverso la macchina fotografica e poi guardo le storie scritte dagli altri. E da sempre penso a quanto scrivere una storia, adesso sembrerà un po' barocco quello che dico, ma veramente ci salva la vita scrivere una storia. Lo dico con questa affermazione passa per una via esperienziale, nel senso che faccio esperienza di storie che racconto, perché scrivo piccoli racconti legati a una fotografia, e perché penso anche alla letteratura, no? Due personaggi per tutto. Una è Scheherazade di Le Mille e Una Notte. Lei si salva la vita e salva la vita al suo popolo raccontando storie. E un'altra che mi ha sempre affascinato da adolescente, che era Eva Luna, la saga della Allende, c'era, credo che fosse una trilogia di Eva Luna, Eva Luna racconta. Lei barattava le storie per qualcosa da mangiare, un posto dove dormire, un vestito e quant'altro. Io ho letto tutto il romanzo di Alessandro pensando proprio a questo, pensando al valore della storia, a che cosa fa una storia su ognuno di noi, crea un senso di identità, di appartenenza, e non c'è bisogno di raccontare Napoli per creare il senso di appartenenza, perché ti dirò, a me il senso di appartenenza me l'ha creato un'altra cosa, che tra poco vi dico. Ci fa capire quello che succede nelle nostre vite, leggere una storia, scrivere una storia o ascoltarla, perché altrimenti se non ascoltassimo una storia le nostre vite sarebbero una sequenza così casuale di eventi, invece c'è un magico filo rosso che lega tutto quello che ci succede. C'è una frase di Baricco che mi piace moltissimo, che dice
non sei fregato veramente finché non hai da una parte una buona storia da raccontare e dall'altra qualcuno a cui raccontarla. E così, le pensate alle, no, alle tribù africane sotto all'albero che si riunivano tutti quanti per ascoltare storie e per poi tramandarle finché poi non è arrivata la, non sono arrivati i libri. Una storia ci serve per imparare anche a stare centrati. E allora piano piano arrivo io con l'idea della centratura. È una cosa che, come dire, è una ricerca in itinere, quello di stare centrati. Cartier-Bresson, padre della fotografia che, come dire, a cui dobbiamo tutti tantissimo, in una delle sue affermazioni dice, una citazione che raccontiamo sempre, però qui ha un significato particolare, dice la fotografia è il prodotto della linea che unisce mente, occhio, cuore, e siccome io voglio esagerare ci aggiungo un altro pezzo che è il corpo, perché la fotografia è anche molto fisica. È una tensione verso l'atto meditativo, quello di Cartier-Bresson, cioè di pensare che con la fotografia in qualche modo provi a centrarti. Ci riesci, non ci riesci, e come dire, lo scopri attraverso la vita. Questa centratura mi riporta, cioè una linea retta e un cerchio che ho davanti agli occhi in questo momento. Questa centratura mi riporta a, alla narrazione che io ho trovato dentro questo libro, che nonostante tu abbia detto di no, ma io ce la trovo, il viaggio dell'eroe, che è uno schema narrativo che bene o male, una volta che lo individuiamo, io trovo che sia dall'epica ai film hollywoodiani. Lo chiamano l'eroe, ma l'eroe siamo noi che nelle vite di tutti quanti i giorni, no? Lo schema è un cerchio, questo omino che sta su nel mondo visibile, che è piccolo rispetto a quello dell'invisibile, chiamiamolo inconscio, no? Quello che non riusciamo mai a scoprire più di tanto finché non decidiamo di fare il viaggio. E l'omino a un certo punto inciampa, non decide di andare da solo, consapevolmente, di andare giù nel mondo dell'invisibile. Inciampa su una soglia, va giù, succedono una serie di eventi. Io mentre parlo, pensate al libro che abbiamo tutti quanti letto, no? Succedono una serie di eventi e poi c'è questo famoso fondo, che non è così tragico come sembra. L'altro giorno scherzavi la frase di Stefano Benni, toccato il fondo si risale, Stefano Benni dice toccato il fondo io inizio a scavare. Invece nel viaggio dell'eroe il fondo è un momento importante, un momento di consapevolezza. Ci sono due strade possibili quando si arriva dall'altra parte. Salve. Quando si arriva dall'altra parte ci sono due strade possibili. Una strada è fermarsi davanti a un problema troppo grande, per mancanza di strumenti, per mancanza di energia, per mancanza di volontà, senza nessun giudizio, ci si può fermare. E l'altra strada è quella di decidere che cosa ci sta dietro l'angolo, no? Quindi di proseguirlo questo viaggio. È là che fa lo scatto, la storia, perché nel momento in cui davanti a un problema grosso si decide di andare avanti, avviene una magia che è la trasformazione, cioè è il personaggio stesso, che l'eroe, tutti quanti noi, che si trasforma. E io dico sempre che siccome la vita ci trasforma, la vita trasforma tutto quello che viviamo, se noi non decidiamo di stare all'interno di una trasformazione, siamo presi da queste onde, da questo tsunami. E allora questo è stato questo punto qua che io a un certo momento ho individuato. Tu mi hai chiesto quando ti sei commossa. Mi sembra che il libro fa commuovere. Sì, io mi sono commossa. Quando il personaggio dice, racconta, e io l'avevo letto pensando solo è una storia, non ho pensato all'aspetto autobiografico, quando il personaggio dice poi in effetti io mi occupo di risorse umane perché è stato il mio modo per bypassare il problema di apprendimento.
E lì ho pensato, torna sempre in mente, io ho delle citazioni delle quali sono innamorata, tra un po' mi farò le magliette, e una di queste appunto è quella dei buddhisti della Soka Gakkai, che dicono: trasforma il veleno in medicina. Per me è una frase di una potenza infinita. La prima volta che l'ho sentita, per un mio problema di salute personale, mi sono innervosita quando ho sentito questa frase, perché ho detto: vabbè, come la fanno facile? Ma poi la vita ti mette in questo ciclo, per cui o ti trasformi o è finita, no? Stai giù. E il fatto che tu l'abbia scritto a me ha commosso tantissimo, perché ho pensato a quanto è di esempio pensare che un ostacolo può essere trasformato attraverso una capacità di adattamento. E allora appunto la potenza della storia qual è? Quella, io pensavo, sì, sono belle le descrizioni di Napoli, sono molto belle, ma non è quello che mi ha colpito. A me hanno colpito due cose molto forti, appunto questa del momento dello switch, e poi ha colpito una cosa che ha molto di fotografico, stranamente, dentro di me, la descrizione delle relazioni umane, delle risorse umane. Io là ci vedevo le fotografie. Io mi occupo, tra le varie cose che faccio, sono un'arte terapeuta, mi occupo di fotografia terapeutica. Questo non vuol dire che io abbia facilità a capire le relazioni umane, anzi, secondo me ne occupo proprio perché ho difficoltà a capire perché una persona dice delle cose, perché una persona si muove in un certo modo. Quindi sono rimasta affascinata, credo già dalle prime pagine, dalle prime 10 pagine, dal modo con il quale tu hai fotografato i movimenti delle persone, quello che c'è prima e quello che c'è dopo. Come se io ho il pensiero figurato forte, per me la parola resta parola una frazione di secondo, diventa immagine. Io ci ho visto a un certo punto come se fossero tessere di un mosaico, pezzi della grande fotografia nella quale abitiamo tutti quanti. Ho pensato che mi piacerebbe averla questa capacità di capire perché le persone dicono delle cose, ne pensano delle altre e si comportano in un altro modo. Quello poi alla fine io ritratti faccio. I ritratti, venivamo in macchina, appunto a un certo punto si parlava di ritratti. Relazionarsi alle persone è mica è cosa facile. Il rischio del ritratto, io lo dico sempre scherzando, è la fototessera. Io mi ricordo un'esperienza traumatica di una fototessera, non so, sarà a paresi facciale, mi sono abituata a sorridere, ma sempre così che sorrido, proprio di default. E mi ricordo questa fototessera che mi fecero, la tizia mi guardò e disse: signora, non rida, su santa pace, perché non devo ridere? Che altrimenti non è riconoscibile. No, dico, veramente sono più riconoscibile se sorrido che no, signora, sia serio. Quanto mi peso fare quella fotografia? E da allora ho cominciato a ragionare tantissimo su questa storia della fototessera, di come la riconoscibilità significhi la standardizzazione di una rappresentazione. E allora com'è che ci si relaziona alle persone? Com'è che le si ritrae? Com'è che le si racconta? E ho sempre in testa Giovanni Castel, fotografo scomparso l'anno scorso col Covid, in un'intervista meravigliosa che potete trovare su YouTube, si chiama L'arte non è un delfino, c'è un pezzettino piccolo, un'intervista un po' lunghetta, c'è un pezzettino piccolo sul ritratto, gli chiedono: ma tu come fai i ritratti? E lui dice una cosa fantastica, e anche qui c'è un richiamo alla narrativa. Lui dice: guarda, è facile, tu entri dentro di te, come se fosse facile entrare dentro di sé. Quando mi dice tu entri dentro di te, a me è venuta in mente Alice nel Paese delle Meraviglie, che inizia che cade nell'albero, ed è il viaggio dell'eroe, no? Cade nell'albero, vede, lei è molto più grande, molto più piccola, fa delle capriole, delle cose e quant'altro. Entri dentro di te e trovi la tua parola,
esci con la tua parola e questa parola la declini con la tua fotografia. Ma la cosa incredibile qual è? Che la prima parola che lui dice è: tu trovi che tu sei un vile? Santa pace, pensare di essere un vile, io me ne scapperei a gambe levate, no? Cioè, no, no, accogli, accogli qualsiasi cosa, perché non è che siamo tutti biondi con gli occhi azzurri. Trovi che sei un vile? Bene, declina in fotografia la parola vile, con un'estetica da vile e con la luce da vile. Che insegna questo piccolo aneddoto? Ad accogliersi così come siamo, a raccontarci così come siamo e a proiettarci nel mondo attraverso la consapevolezza. E allora queste parole, no? Quanto mi ritornano anche in fotografia, consapevolezza e autenticità. Alla fine non è che passiamo, per tutti quelli che io seguo che fanno fotografie, non è che passano alla storia per la miglior riproduzione possibile del mondo, no. Le foto vengono ricordate, così come le storie vengono ricordate, se riusciamo a proiettare la persona nella storia. Mi porto un parterre di padri putativi appresso ogni volta che parlo. E un altro mio riferimento molto importante è Luigi Ghirri, fotografo di paesaggio, insomma, figura intellettuale molto importante degli anni Ottanta. Ghirri dice una cosa che a mio avviso è traducibile in tutte le arti, è spendibile in tutte le arti. C'è un momento nel quale ci dobbiamo porre un problema: se quando fotografiamo siamo dei riproduttori di mondo o siamo degli interpreti di mondo. Perché la cosa più facile quando passiamo dalla scrittura, dalla parola alla fotografia, è... siamo nel paese dove dicono o tale e quale, per dire la fotografia, nasce qua il termine o tale e quale, pensare di fare una mimesi di quello che stiamo guardando, come se veramente potesse esistere una mimesi, un ritratto preciso di quello che è, no? E allora se mettiamo sulle mani queste due parole, riproduzione e interpretazione, come se avessero un peso, perché le scelte vanno pesate, vanno soppesate, se ci poniamo nell'ottica della riproduzione della realtà, è tutto molto tranquillizzante, no? Ci basta avere una buona conoscenza della tecnica, e i colori, la messa a fuoco e quant'altro, ed è rassicurante per noi e per chi ci legge, per chi ci guarda. Sull'altra mano invece c'è la parola interpretazione, e interpretazione è molto, molto pesante la scelta su questa mano qua, perché significa prima entrare dentro, prima capire noi chi siamo e poi capire qual è la nostra urgenza narrativa e con chi vogliamo comunicare. E forse la cosa bella è che tu sei arrivato magari anche a chi non immagini, perché uno quando scrive pensa, o così come quando fotografa, pensa di arrivare soltanto a delle persone che sono come l'autore, no? Io scrivo molto per lavoro, e quando mi interrogo ma chi mi leggerà, penso sempre ma mi legge uno come me, no, a cui piace la fotografia, gli piace farsi due domande in croce sulla fotografia. E invece se si scende a un livello, se ci si comincia a fare un po' di domande, e allora forse un racconto può arrivare, perché uno ci entra dentro come seconda possibilità di riscrivere la propria vita. Ecco, quello è il fascino, una delle fascinazioni più grandi che hanno per me le storie. Tu ci entri dentro con un gancio iniziale che è autobiografico e poi ti lasci cullare dalla storia, come se a un certo punto fosse realmente la tua storia, perché ti dai una seconda opportunità. Dirà, a me è andata così, però nel racconto va in un altro modo. E poi penso, alla fine, quando il racconto finisce, ti porti a casa un'idea alternativa. Perché io penso sempre che se una cosa l'hai immaginata, se una cosa l'hai vista,
può succedere? C'è una domanda sulla faccia, la vedo, c'è un punto interrogativo, sì. Qua no, innanzitutto complimenti per la presentazione affascinante. Grazie. Le cose. A questo proposito volevo farti una domanda. Tu mi hai parlato del buddismo, il veleno può diventare la tua medicina. Il buddismo? Quella sì, trasforma il veleno in medicina. La vita è trasformazione, è sì. Continua. Nel caso di chi scrive, così come nelle difficoltà a volte diventano opportunità per cui le persone tirano fuori qualcosa che normalmente in una vita lineare o semplice non tirerebbero fuori, così penso che nel momento in cui ci si accinge a scrivere, a entrare in un percorso anche dentro se stessi, si tirino fuori anche qualcosa che dentro di sé, un percorso di sé, escono fuori dei risultati inimmaginabili. Sì. Magari uno ha l'idea di fare un racconto su delle cose, poi in questo percorso interiore esce fuori, è un'opportunità la scrittura, non per tutti, magari uno scende una strada diversa. È molto terapeutica. È molto terapeutica, però può essere anche un'occasione di tirare fuori una parte di sé che normalmente non sarebbe uscita fuori. E quindi poi il risultato va ben al di là di quella che era un'idea iniziale e per questo dico è affascinante questa interpretazione, questa visuale. Io da arte terapeuta, una delle tante cose che faccio da arte terapeuta, penso che tutte le arti siano terapeutiche, no? Allora perché sei diventata arte terapeuta? Perché se c'entri da solo non sai dove arrivi, se c'entri in un percorso con qualcuno che ti dà, io do delle piccole indicazioni perché non entro mai nel merito del cosa ma nel merito del come, puoi decidere di arrivare in certi obiettivi. Io seguo delle persone, da quando è iniziata la pandemia io lavoro moltissimo online, quasi esclusivamente online, seguo per esempio una persona da tanti anni, da quando è iniziato, da 2 anni e mezzo, e ho cominciato a capire dove saremmo arrivate, però chiaramente ho dato delle indicazioni per fare in modo che la storia si centrasse. Lei sta costruendo una storia fotografica e ci sta mettendo un sacco di tempo perché è difficile la sua storia. È una storia di accettazione, di liberazione, di trasformazione, c'è tanta roba, per cui non è solo fare fotografie, è anche accettare delle parti e metterle in fotografia. Lei l'altra volta mi ha detto: io ti devo ringraziare, tu devi ringraziare te, perché ci vuole coraggio a tirare fuori parte di sé. E se mi chiedi nuovamente perché mi sono commossa, perché ti sei commossa? Perché raccontare di un disagio non è facile, raccontare un problema significa mettersi così. Non so se avete mai visto quei video free hugs, abbracci gratis, di quello che si mette con le braccia così. Madonna mia. Se fai così sembrano essere messi in croce. No, invece questo si mette così per abbracciare, si mette una benda sugli occhi e si mette così. Per me è la stessa cosa quando uno scrive in modo molto personale o si fa dei ritratti molto forti. Come appunto questo video che ho visto girare su Facebook, con gli occhi bendati per cui non sai, perché pure quando scrivi, che ne sai a chi va, no? Allo stesso principio, quando fotografi metti su una parete, che ne sai a chi va. E poi quando però il link si crea, una magia incredibile. Questa magia, io un giorno gli ho dato un nome a questa magia, un sistema che io ho chiamato attivazione dello sguardo circolare. Io ho avuto un padre che mi faceva sempre ridere un sacco, che diceva: la vita non è mai su una linea dritta. No, io dal buon Capricorno, no, da A a B, la linea dritta, ma quando mai? Da A a B ci sono infinite vie. E ci sono anche strade che tornano indietro, che vanno avanti, non era per niente rassicurante. Ma quello che io a un certo punto ho capito, oltre alla difficoltà del fatto che non è una linea dritta e che fai così, torni indietro, ti fermi, ti riposi e vai avanti e qua là, ho capito che c'è la possibilità anche di attivare una circolarità.
la circolarità è tra mondo interno e mondo esterno. Nel momento in cui l'hai attivata, è divertente perché, io uso divertente con un'accezione diversa, diciamo è entusiasmante perché è un percorso che si autoalimenta. Una volta che è partito non finisce più. Come funziona questo percorso dello sguardo circolare, così come me lo sono inventato? Si tratta semplicemente, appunto, come sempre dice Luigi Ghirri, di farsi domande. Le fotografie, dice Ghirri, devono porre domande, non devono dare risposte. E per me più ti poni domande, più cammini tra le fotografie e cammini nella tua vita. Tutto comincia aprendo gli occhi su una porzione di mondo. Guardi questa porzione di mondo, così in modo del tutto estemporaneo fai questa fotografia, questa prima fotografia, vedi e non vedi, no? Col visorino, poi vai a casa, la metti la card, la guardi a monitor e ti comincia a fare domande: ma io perché ho fatto questa foto? Ma che ho visto in questa foto? Ma che volevo dire? Ma quanto parla di me? La fotografia sta entrando dentro, nel senso che diventa parte della coscienza. Quindi viene filtrata dalla propria soggettività. Quando ritorni sullo stesso posto, ritorni su un posto analogo, non è più la stessa visione di prima, perché è la visione di quel posto sommata al proprio stato di coscienza, che è chiaramente mutato, e quindi io visualizzo come una specie di cono ottico che si è ampliato. E continua, quindi si è ampliato della... quello, di quello spazio con quella coscienza, quindi una nuova fotografia ritorna dentro e nuovamente, no? Si crea un substrato di altra coscienza che si trasforma. E se ci pensate, perché mai dovrebbe fermarsi questo sguardo? Forse si ferma quando non abbiamo più domande, ma non abbiamo più domande, secondo me è finita la partita, perché le domande vengono sempre, tutto quello che vivono gli altri, tutto quello che viviamo noi. E un modo per attivare la circolarità dello sguardo per me è la relazione tra scrittura e fotografia, una relazione fortissima che nasce, questa è una cosa che dico sempre ma perché ci credo tanto, nasce dal cattivo rapporto che ci fanno avere con le arti nel percorso didattico quando siamo a scuola. Allora la scrittura ce la insegnano subito, le paroline, le letterine, le paroline, il dettato, bla bla bla, il riassuntino, il tema, e più o meno si pensierini. I pensierini, no? Piano piano sì. Con la scrittura si evolve anche il pensiero, no? Scrivi in un certo modo e si evolve il pensiero. E poi ci portavano da piccole, non so voi, ma io ho esperienze traumatiche dei musei, zitta e buona a guardare l'opera d'arte, no? Perché tu sei qua e l'opera d'arte è enorme. Io mi ricordo che mi è passata questa cosa, ha contribuito a farmela passare, il Museo della Scienza e della Tecnica da qualche parte in Germania, c'era scritto che dovevo toccare, posso toccare, non ci potevo credere, cominciò a toccare tutto in modo frenetico, perché significa stare sullo stesso livello, stare alla pari con l'arte. Che è sta storia che l'artista sta qua e tu stai qua? Perché poi a un certo punto ci viene questo desiderio di fotografare, però sempre qua. Perché io sono quello che io non c'ho niente a che fare con la fotografia, quindi sto qua. E quindi è ovvio che la prima cosa che facciamo è il processo di mimesi. Tramonto, ah, bel tramonto, quanto è bello questo tramonto, devo farlo tale e quale, e non sarà mai tale e quale, che il tramonto è anche i profumi, i rumori, la persona che ti sta vicino, è tanta roba. E se non abbiamo idea di che cosa ci sta muovendo le corde delle nostre emozioni, non saremo in grado di fare una fotografia che restituisca realmente la nostra emozione. Pensavo l'altro giorno, c'è stato un tramonto da paura che credo che tutto Facebook abbia fotografato a Napoli, tu pure. Io stavo a telefono con una mia amica, io mi sono sentita strana perché a me non è che colpisce il tramonto in sé, a me colpisce un'altra cosa, quanto sia tutto volubile, quanto sia veloce questa bellezza. Io stavo a telefono con una mia amica sul mio terrazzo, guardavo un po' di linea rosa, così a un certo punto lei parlava, non l'ho più ascoltata, perché è arrivato sto rosa più scuro, rosso, arancione, tutte ste linee nel cielo, bellissime, 5 minuti dopo non c'era più niente.
E quello per me è un grande insegnamento che non fa che rinnovare il mio stupore di quanto bisogna appunto essere presenti davanti alla bellezza, perché la bellezza è mutevole e quindi o riesci a coglierla in quel posto, in quel momento, oppure no, devi aspettare un'altra occasione. Stupito da cosa? Dal fatto che il mio piccolo libro abbia scatenato tutte queste considerazioni, che sono davvero molto belle, e ti ringrazio per averle condivise. E come al solito, ieri ci dice, no, l'altro giorno ci dicevamo, guarda, io scrivo tutto perché sennò mi dimentico tu. No, ti prego, non leggere. No, non leggerò niente, sono sicura che dirò tutt'altro. E infatti credo di aver detto un quarto di quello. Questo che... me lo porto meglio a casa con calma. Credo di aver detto un quarto di quello che c'è lì. Però come piccola conclusione dello sguardo circolare, perché a me mi piace questa cosa che mi sono inventato, lo sguardo circolare? Perché ti insegna a essere indipendente, no? Ti insegna a stare sui tuoi passi e sulla tua centratura, anche quando lo senti che non sei centrato, c'è troppo di visivo, c'è troppo di mentale, c'è troppo di fisico, però lo sai che stai su un piano di più rispetto a un altro. La questione, io credo, imparare ad ascoltarsi, ad accogliersi, che è una cosa, e chi ci riesce? Ogni giorno, per quanto mi riguarda, ci lavoro ogni giorno sull'idea dell'accoglienza di me stessa e poi degli altri. L'attivazione dello sguardo circolare è molto potente, perché finché ce lo diciamo a parole, ah sì, vabbè, va, così resta molto fumoso, ma scriverle, iniziare a scriverle le cose, iniziare a fotografarle, ti mette dei punti sul tuo cammino, cioè ti segna come pollicino, no? Le tracce di pollicino, ti segna dei punti del cammino e poi a te il compito di unire tutti i puntini. E il personaggio lo fa, il personaggio lo attiva lo sguardo circolare, per cui alla fine non gliene frega niente che tutta la vita gli hanno detto tu non ce la fai, perché sa benissimo semplicemente di aver preso un'altra strada, non la strada. Sì, assolutamente è così. La cosa che mi ha fatto molto piacere è che poi alla fine sono riuscito, perché ne ho avuto contezza, a scrivere una storia che fa un po' l'effetto specchio. Chi lo legge, poi ognuno ci trova un pezzetto di sé. Ah certo, ma le storie sono sempre così. Io, a me mi manca tantissimo andare al cinema, al Cineforum, che mi diverto un sacco. Quando usciamo dal cinema, uno racconta quello che ha visto e un altro racconta un altro film. È appunto di questo che volevo dire. Cioè, mo questo fatto che tu hai messo in evidenza, cioè che ogni portafoglio di fotografia, ognuno ci fa fare una sua interpretazione, perché tu o leggi la specifica che ha fatto l'artista, il fotografo, e cerchi di vedere, invece tu di solito guardi sempre e interpreti qualche cosa. La stessa cosa in questo libro, perché come dicevamo prima, io non l'ho letto e ho visto alcune cose, lei l'abbia letto e ha visto altre cose. Sì, per la questione è la filtri. Bellezza di questa storia a questo punto era proprio che ognuno vede quello che gli piace vedere, perché ognuno ha i suoi filtri. Bravo. Nel senso che tu non arrivi a leggere un libro o vedere un film con la tabula rasa, cioè tutto vuoto. Tu ci arrivi col tuo bagaglio di vita vissuta, le tue esperienze, i dolori, le felicità. E poi è chiaro che io sono ritornata 2 o 3 volte a rileggermi quel pezzo quando lui parla del disturbo dell'apprendimento. Per motivi miei autobiografici ci sono ritornata. E magari a qualcun altro quel punto non ha colpito. È così. E per quello è divertente di tutte le arti. Centri per un gancio di proiezione autobiografica e poi magari quello va da tutt'altra parte, però tu a quel punto ci sei entrato, quindi ti scegli tu il tuo finale, ti scegli tu come continuarla a leggere.
dall'altro canto c'era un fotografo di cui non ricordo mai il nome, ungherese, naturalizzato francese, Brassai, qualcosa sì. del genere, che diceva delle fotografie, le fotografie devono suggerire, non devono dire. Ah certo, perché anche Sciarra lo dica questa cosa. Non deve anche essere spiegato. Sì, per cui alla fine la storia è una serie di spunti, provocazioni. È quello che tu ci vedi. E alla fine quello che mantiene tutto insieme è questo percorso di riformazione, che tu dici il viaggio dell'eroe. Secondo me non lo so se è il viaggio dell'eroe, è semplicemente il cammino. Per me è il viaggio dell'eroe quando c'è la trasformazione, sì. quando c'è la consapevolezza, l'autenticità, la trasformazione, là sento. Sicuramente il Gigio dei primi 2-3 capitoli è molto diverso dal Gigio degli ultimi capitoli. Sicuramente non è uno che si è arreso, è uno che comunque ha una storia di riformazione, perché poi non è mai troppo tardi. Questo è un libro in cui ci ho voluto mettere la speranza che comunque sia in qualche maniera ne vieni fuori. Ma ne vieni fuori se desideri trovare un'alternativa. Ma guarda che non venirne fuori è anche comodo a volte. Infatti l'ho detto. Cioè stare dentro. Come la dedica? Dedicato a chi? Dedicato a chi non sa di essere capace. Proprio. È tutto là. Questo viaggio di scoperta che si basa poi sulla. La forza del personaggio è quello di saper interpretare le relazioni che ci sono tra le persone che incontra, con cui lui si relaziona, oppure che si relazionano tra di loro. Ma sai, io quello che a me colpiva, io credo di avere un pensiero figurato un po' troppo forte, io vedevo proprio la fotografia no, ma è... o il disegno, cioè vedevo delle linee morbide delle volte, delle linee, degli spigoli, no? Salvatore c'ha degli spigoli maledetti, tantissimi punti. Io... Una corrente di pensiero dice che Salvatore è antipatico. Sì, in tantissimi punti mi sono anche arrabbiata mentre leggevo, è stata una relazione tra me e il libro intensa. Ma come le relazioni con le persone, con tutti quelli che camminano con noi, mica, appunto, diceva mio padre, mica è sempre una linea dritta, è così. E poi devi trovare il gancio, delle persone il gancio lo trovi, con altre persone no. Certo. Allora, se avete qualche domanda, siamo qui. Mi piace che la tua domanda l'ho vista proprio, cioè, avevi la faccia di chi la voleva fare la domanda. Più che altro, voi l'avete letto tutti quanti e c'è stato qualche dubbio che vi ha sollevato? No, non l'ho letto. Solo io non l'ho letto. Tu non l'hai letto? Non ancora. C'era un elenco delle cose da fare. Se abbiamo incuriosito. Sì. Ok. Allora io una domanda la faccio. Sì. In che percentuale tu sei presente nel protagonista di Salvatore? Allora, io sono presente sicuramente nel libro, perché altrimenti sarebbe un libro bugiardo. Quando si fa qualcosa che poi si vuole condividere con gli altri, devi essere sincero. Quindi ti senti di appartenere a tutto il libro, un po' a tutti i personaggi. Fatto autobiografico questo. Questa in particolare è una cosa che mi intriga per il protagonista, poi se lui invece si sente più in libro. Allora c'è sicuramente, ma ti dico di più, ci sono io, ci sono i miei amici, ci sono le storie che ho vissuto, ci sono persone che sono ancora presenti nella mia vita, ci sono presenti persone che non ci sono più, persone che magari sono passate, luoghi che sono passati, che ci sono ancora. Quello che ti posso dire sicuramente è che l'ho scritto con l'impegno di essere leale verso il lettore, quindi è sicuramente una scrittura sincera. Poi ti dico, se avessi voluto mettere me al posto del protagonista sicuramente non faceva il DJ, perché non è arte mia. L'avrei fatto fotografo, lo potevo fare col protagonista. Condivido solo la passione per le biciclette e in qualche maniera il mestiere.
Noi speravamo anche la casa a Largo Sei Moneta. No. Che ci facevano invitare. No, no, quello no. Se... Però sai, anche la rappresentazione di quel terrazzo non è tanto la casa alla... È il terrazzo, sì. È il terrazzo bello, perché sta... almeno viene descritto come un posto ameno dove questa arriva perché vuole fare colazione, dove c'è l'altra amica che a un certo punto si intrufola a forza nella storia di... nella casa di Gigio perché deve vedere questo terrazzo, storito dalla colazione al mattino davanti al mare, che rappresenta il posto del cuore che probabilmente ognuno ha. Il terrazzo, per esempio, ti posso dire che potrebbe essere casa mia, perché casa mia per me è il posto sicuro dove sto bene. Una delle cose che mi piace molto quando gli amici vengono a casa, mi dicono: guarda, se non sapessi che è casa tua, appena entrato, dice, vabbè, questa è casa di Alessandro. È il tuo abito. È il mio habitat. E in questo probabilmente ci sono dei tratti autobiografici. Come ci ho messo un po' di me nei maschietti e nelle femminucce che animano la storia. Anzi, il fatto che è ricco di donne, mi hanno fatto notare che è ricco di donne. Sì, l'ho scritto molto con la mia parte femminile, evidentemente. Questo poi non è stato fatto apposta lì, però ogni volta che... tempo fa scherzavo con un amico. Tutte le volte che faccio una discussione da uomo a uomo, mi accorgo che sto parlando con una donna. Che l'interlocutore è donna. Ogni volta che faccio una discussione da uomo a uomo, cioè con quella sincerità, con quella potenza, con quella... cosa che normalmente diceva, abbiamo fatto una cosa da uomo a uomo. Sto parlando con una donna. Perché? Perché evidentemente c'è una questione di film, di sottigliezze, di vedute, di... Le donne siamo più... No, siamo più in profondità. Siete più, siete meno. E diciamolo. Probabilmente è solo una questione di affinità. È solo una questione di affinità. Però sì, sicuramente... ho trovato dei personaggi quantomeno più interessanti su cui lavorare, cioè è molto più facile lavorare su un personaggio femminile che non su un personaggio maschile, perché c'è la complessità, dolcemente complicate. Sì, ma personaggio maschile, problema, soluzione, tanto. Ma me la diciamo... domanda dalla seconda fila. Sì, c'era una cosa che mi incuriosisce. Tu lo definisci un romanzo di riformazione di un personaggio che a un certo punto decide di fermarsi e di riformarsi. Non c'è molto, non c'è, diciamo, se non il problema della difficoltà, certo è una buona percentuale, però sulla formazione del personaggio. Cioè quello che sta prima del momento della riformazione non c'è molto. È una domanda che è stata fatta a una delle prime presentazioni, il passato. Perché poi questo è bello, perché cioè, il pubblico itinerante che segue, sai come c'aveva un amico che diceva vengono gli Udo in Italia, fanno tre date, io me le vedo tutte e tre. Abbiamo fatto questa cosa di questo giro di presentazioni che cominciò da giugno. Ci sono delle persone che ci sono sempre annotato in ogni pagina, il suo libro è annotato in ogni pagina. Sai che ho pensato, posso dire una cosa? Sì. Sai che ho pensato guardate, molto annotato, ma poi lasciamo per mentre parlavi questo significato, non so perché, no, lo so perché ho visualizzato i quadri di Caravaggio, perché i quadri di Caravaggio sono hanno una struttura compositiva analoga, hanno il soggetto, uno o due persone, in primo piano illuminato, e lo sfondo è nero. Noi non sappiamo nulla del personaggio prima di quel momento in cui è, tra virgolette, fotografato, rappresentato. Ed è voluto. È certo. Sì, certo. No, ma
come dicevo prima, il libro propone degli spunti di riflessione, per cui non è tanto il cosa c'è dietro alla storia di Gigio, che poi si capisce perché torna a Napoli, quantomeno si intuisce perché cambia lavoro, si capisce che c'è una storia che è finita, si capisce che lui ha bisogno di un momento di pausa, di fermo biologico. Puoi scendere tanto nei dettagli, non so fino a che punto del passato di Gigio è importante, l'importante è il percorso della formazione, della riformazione, della redenzione, del perdono, perché poi alla fine credo che è come se un po' Gigio si attraverso tutta questa rete di relazioni, anche con, attraverso la relazione con Mina Vagante, alla fine è una storia di perdono e redenzione, almeno così potrebbe essere. Forse anche del personaggio che perdona se stesso. Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, lui passa dal non voglio sapere niente al finale, che è una specie di tripudio delle risorse umane, perché stanno tutte quante là, no, senza fare spoiler, però ormai vabbè, l'abbiamo detto, stanno tutti quanti sul suo terrazzo e lui le guarda mentre si relazionano tra di loro. Mi sembra il finale di un film americano, sai, quando c'è la bandiera che sale poi alla fine. No, la bandiera no, però sì, forse c'è il film. Anche ci sono, perché io nel libro ci sono sempre riferimenti al cinema. Sì. Azione, vai, c'è anche, no? Interno notte, interno giorno. Allora, questo è perché mi piace il cinema, in realtà. Secondo me, diciamoci la verità, non abbiamo risposto alla domanda e non abbiamo ancora perso tutte le speranze di farlo. Però sì, volevo fare un film, ma allora a quel punto, visto che sto giocando, gioco come dico io, allora sì. Però è anche forse un metodo che usa il personaggio nel momento in cui vive un momento di difficoltà, oppure anche professionalmente, un po' di strutturare la vita in dei blocchi chiusi che vanno affrontati uno alla volta. È anche probabilmente un suo modus operandi di affrontare le cose. Allora sai, viene il colloquio imprevisto, motore, ciacca, azione, finché poi dice taglia e finisce la cosa e si va avanti. E quindi questo è maschile. Questo è molto maschile. Non c'è la lotta tra una... No, siccome dicevi che l'hai scritto con la tua parte femminile. Vabbè, però non è quella maschile, l'abbiamo buttata via. C'è anche quella. E poi c'è il passaggio della riscrittura della vita, del tuo passato, che avviene nel momento in cui tu pensavi di essere una cosa. E invece poi quella cosa, e non lo spoilerò perché ve lo leggete il libro, ti accorgi che sei un'altra cosa, come dire, come quello là, è difficile fare l'esempio, non tu pensi di essere sbagliato, invece quella tua essere sbagliato era semplicemente una diversità che magari ha anche delle potenzialità. Ma la questione è sempre le aspettative. C'è un'idea di aspettativa degli altri al quale il personaggio deve rispondere, che è la storia di tutti quanti noi, no? Dei nostri percorsi, vestirsi come gli altri, agire come gli altri, parlare come gli altri. Poi a un certo punto ti rendi conto che tu sei tu con tutta la tua vita, ti accogli e entri con molta più soavità, no? Perché poi è pesante portarsi appresso, tipo Atlantide che si porta il mondo, portarsi appresso le aspettative degli altri, quelle dei genitori. Il finale secondo te è un rito di accoglienza? Questa l'apertura, sì, del terrazzo alla vita, questo, sì, terrazzo che era il suo mondo privato. È di accoglienza, ma è anche di ricomposizione del tutto, perché ce l'ho davanti agli occhi, è come se tutte le tessere del mosaico si riunissero e hai la scena completa. E in genere quando io
soprattutto le persone a costruire un racconto, dico sempre, quando si costruisce un racconto per sequenza, di prestare molta attenzione alla prima fotografia e all'ultima fotografia, perché la prima è quella che ti intocca, così come le prime pagine di un libro, così come le prime scene di un film. La prima fotografia è quella che tu sei distratto, sei preso da altre due cose, è quella che ti cattura l'attenzione, bam, e la polarizza. E devi cominciare a capire un po' di cose, le famose W del giornalismo americano, what, where, when, devi avere un po' di dati per entrare dentro. Per contro, l'ultima è la scena che si fa portatrice del messaggio, è la fotografia che quando tu ti giri e te ne vai, te la porti di più qua, a livello cosciente. Per cui non è che uno deve sempre avere l'happy end nelle storie, però credo che sia un bisogno di tutti verso la fine dire ok, quindi che mi porto a casa? Questa è una domanda che io faccio sempre quando faccio le lezioni, che ti porti a casa? Come se fosse una cosa fisica, perché per me ha un valore quasi fisico, no? Tangibile, quello di portarsi un messaggio, una morale, ma anche un pensiero di possibilità, ecco, una possibilità alternativa della propria vita. Mi fa venire in mente che per chiudere la serata mi vorrei leggere questa scena qui. Vai. Tanto non spoilerà niente, però è l'ultima foto che c'è nel film, l'ultima foto che c'è nel libro. Hai visto, hai detto film. Vabbè, la devi fare allora. Vediamo. L'aria è decisamente fresca, la notte è scesa già da un po' e la scena che si sta svolgendo davanti ai miei occhi è piacevole. Non saprei dire se ora ci vanno i titoli di coda o i titoli di testa, ma non conta granché. Salvatore, lo stereo dove sta? Sta in salotto, nascosto in libreria, ma perché Sergio? Che ha fatto? No Salvatore, mi tu mi devi lasciar fare, ci sta la porta USB per le chiavette? Sì, tengo qui Gigi DJ volume 1, fammelo mettere. Sergio, fai quello che vuoi, a distrarre Gigio ci penso io. Sergio scappa come una lepre verso il salotto. Lascialo fare, è una bella serata, tutti si stanno rilassando. Il cibo è buono e un po' di musica vintage ci sta bene. Direi che il tacchino in ripieno ti è piaciuto. Se volevi fare la tua festa del ringraziamento ci sei riuscito, ma la prossima volta punterei su qualcosa di più tradizionale. Vabbè, come vuoi tu. Sergio riesce nella sua missione, la musica che arriva dalle piccole casse che ho messo ai lati del terrazzo per intrattenere gli ospiti improvvisamente cambia. Nessuno sembra farci caso, tranne due, Maurizio e Ginevra, si abbracciano. Lei sembra abbandonarsi a qualche timido passo di danza. Maurizio mi cerca con gli occhi. Gigio, sei tu? Sì. Sei tornato? Forse. Grazie. Grazie a tutti voi per essere venuti. Grazie a te soprattutto. Namaste.